Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi del tanto atteso nuovo Hunger Games, ballata dell'usignolo e del serpente di Suzanne Collins. La prima parte di questo video sarà completamente spoiler free, parleremo in generale della trama, delle cose che mi sono piaciute e che non mi sono piaciute e poi alla fine ci sarà una discussione invece con spoiler perché ho bisogno veramente di sfogarmi, sono nera. Ma prima di cominciare voglio ricordarvi che se volete sostenere il canale vi basterà semplicemente iscrivervi, mettere mi piace a questo video, consigliare il canale magari a uno dei vostri amici o a qualcuno a cui potrebbe interessare. Potete acquistare una maglietta come la mia da Pampling con il mio codice d'affiliata CB20, voi avrete il 20% di sconto e una piccola percentuale arriverà a me per sostenere appunto il canale. In descrizione trovate anche il link d'affiliata ad Amazon in cui potete acquistare eventualmente questo libro o qualsiasi cosa voi vogliate. E di nuovo una percentuale andrà a sostenere il canale. Grazie a tutti quelli che lo faranno. Ma torniamo a noi e ad Hunger Games. Questo libro è uscito per Mondadori a un prezzo di copertina di 22 euro e si presenta come una sorta di prequel alla trilogia di Hunger Games, infatti ambientata durante la 10ª edizione dei giochi, in cui troviamo un giovanissimo Coriolanus Snow, 18enne, che dovrà fare da mentore a uno dei tributi dei giochi. Non uno a caso, ovviamente, ma la ragazza del distretto 12. Seguiamo quindi la sua preparazione ai giochi e soprattutto il mettere in atto una sorta di strategia per far sopravvivere il più a lungo possibile, se non addirittura vincere i giochi, grazie appunto al suo tributo. Questo perché in palio c'è un premio a cui non può rinunciare. Infatti, nonostante il prestigio del nome degli Snow, la famiglia che è rimasta, ovvero lui, la cugina e la nonna, si trovano in ristrettezze economiche e in palio c'è una borsa di studio per poter andare all'università, quindi è l'unico modo per lui di farsi una strada e far diciamo carriera. Questa è bene o male la trama principale del romanzo, mi fermerei qui perché ci sono già tantissime cose da dire a parer mio. Innanzitutto, avevamo bisogno di questo libro? Assolutamente no. Non ne avevamo bisogno perché in realtà aggiunge ben poco alla storia che conosciamo tutti. La cosa per me più interessante è che il punto di vista a questo giro non è dei distretti, ma appunto di Capitol City. Noi ci troviamo nella città che ha affrontato la guerra, è finita da poco, insomma sono passati appena 10 anni, sono stati messi in atto appunto i giochi, ma sono ancora da sviluppare, non sono assolutamente i giochi che abbiamo visto nella trilogia principale di Hunger Games. Non si sa nulla dei tributi, non vengono presentati, non c'è ancora tutto questo sfarzo, proprio perché la città esce da poco dalla guerra, quindi molti si trovano in difficoltà. La stessa famiglia Snow, come vi accennavo, non naviga certamente nell'oro, hanno sì un nome molto prestigioso, ma appunto di soldi non ce ne sono. Fin da subito mi ha fatto molto piacere il punto di vista di Capitol City perché ci permette di avere un quadro un po' più completo, diciamo, della situazione, anche se in certe dinamiche non si entra mai completamente. Un'altra cosa che ho apprezzato molto è che il libro, ma in generale la società, puntano molto sui giovani. Infatti, in questa 10ª edizione, far da mentori ai ragazzi che dovranno partecipare ai giochi sono degli studenti, dei ragazzi appena 18enni. E a loro non solo sono affidati i tributi, ma anche un po' l'organizzazione dei giochi. A loro viene chiesto di inventarsi dei nuovi modi per coinvolgere il pubblico, perché i giochi devono essere visti da tutti, e quindi vengono proprio usati, tra virgolette, per arricchire i giochi e renderli ancora di più di intrattenimento. Non è una vera e propria punizione se poi tanto nessuno può vedere tutto il macello che succede dentro all'arena, no? E secondo me è molto interessante il modo in cui Capitol City utilizza i giovani, punta veramente tantissimo su di loro e non è un caso se a partecipare ai giochi sono appunto dei ragazzi molto molto giovani, rappresentano diciamo il futuro della società. È un concetto molto interessante, all'interno del libro ci sono secondo me tantissime tematiche, tantissimi concetti molto interessanti, ma che spesso non vengono sviluppati appieno, come ad esempio l'esistenza stessa dei giochi.
Non mi aspettavo certo che si desse chissà quale spiegazione o approfondimento, ma dal momento che viene chiesto in diverse occasioni, secondo voi, perché facciamo gli Hunger Games, perché coinvolgiamo i ragazzi, perché devono vederli tutti, eccetera, eccetera, mi aspettavo che ci sarebbe stata, tra virgolette, una spiegazione definitiva o magari più approfondita, una vera e propria discussione. Cosa che non c'è stata, però c'è da dire che ci sono comunque delle riflessioni molto interessanti. Infatti questo libro, a differenza dei precedenti tre, è più un libro filosofico, perché ci si sofferma tantissimo a chiedersi appunto il significato dei giochi, perché vengano fatti, se i ragazzi dei distretti sono veramente così diversi dalla popolazione di Capitol City, se è umano quello che stanno facendo, se è umana la guerra. Ci sono tantissimi conflitti, tra virgolette, interiori che noi viviamo attraverso il personaggio di Snow, che a me non è dispiaciuto. Non è dispiaciuto perché non è completamente cattivo, ma non ci viene nemmeno presentato come un personaggio completamente buono. Non è la classica storia del cattivo che nasce come tutti noi, innocente, è buono e poi gli succede una gravissima ingiustizia e quindi per ribellarsi a questa ingiustizia diventa cattivo e fa quello che fa. Assolutamente no, fin da subito Snow è comunque un personaggio che cerca di sopravvivere, non ha più la famiglia, non ha più i genitori, gli sono rimasti soltanto la cugina e la nonna. Non ha soldi, deve farsi strada in un mondo spietato, in cui c'è tantissima competizione, in un mondo che ha appena salutato, diciamo, la guerra, ma si ritrova a dover appunto organizzare questi giochi. È un personaggio quindi molto complesso, ma è anche, a parer mio, l'unico vero e proprio personaggio sviluppato all'interno della storia, perché nonostante ci sia il tributo alla ragazza del distretto 12, ci viene presentata in maniera totalmente superficiale, così come gli altri compagni, diciamo, gli altri studenti assieme a Snow vengono appena citati o vengono caratterizzati per un loro solo ideale, ma anche gli adulti che ci vengono presentati, cioè sono o cattivi o manipolatori o sadici, hanno soltanto una sfaccettatura, non sono sviluppati, sono esclusivamente quello, come a voler dire che sono, diciamo, i personaggi di contorno alla storia vera e propria di Snow e servono esclusivamente per fare andare la storia dal punto A al punto B, cosa che ho trovato assolutamente scontata. Io fin dall'inizio sapevo che certe cose sarebbero andate in questo modo, tutto ciò che accade, accade per fare arrivare Snow a un certo punto della storia. Ma questo approfondiremo nella parte finale del video. A parte la piattezza dei personaggi e escluso Snow, la storia, come vi dicevo, è un po' più teorica, filosofica, più che d'azione. E questo ne risente il libro soprattutto nella parte finale. Diciamo che le prime due parti del libro sono leggermente lente perché ci si sofferma molto appunto a pensare, a mettere in discussione certi meccanismi dei giochi, però tutto sommato qualcosa succede. Quando però finiscono i giochi c'è un'enorme interruzione nel ritmo della storia, è come se si tornasse da capo e questo l'ho trovato un tantino pesante. Quindi diciamo che due terzi del libro hanno un certo ritmo e poi pam, si interrompe completamente per poi riprendere proprio sul finale, che non dico che sia affrettato, però per tutta la terza parte del libro non succede granché e poi succede tutto nelle ultime pagine, va bene. Passiamo poi a una cosa che mi ha fatto molto storcere il naso, ovvero l'affare amoroso fra Snow e la ragazza del distretto 12. Non si tratta di uno spoiler perché viene citato già nella trama. Ho trovato questa storia veramente un po' buttata lì soltanto per creare un po' di movimento all'interno della storia, per... non lo so, di nuovo, mi è sembrato molto superficiale perché noi non conosciamo in realtà questa ragazza, vediamo soltanto una facciata, quella che ci vuol far vedere lei attraverso le sue esibizioni, perché infatti canta e viene presentata come una ragazza, diciamo, debole,
o comunque fragile, quasi appunto innocente, però appunto non viene mai approfondito, e quindi anche il legame che si crea fra lei e Snow, dal momento che non hanno tanto tempo per approfondire, per parlarsi, visto che hey, ci sono i giochi da organizzare, non è che passano tutto il tempo assieme come vediamo ad esempio negli Hunger Games, cioè sono degli Hunger Games completamente diversi, molto più rozzi, molto più essenziali, non c'è tutta questa grande spettacolarizzazione che vediamo invece nella trilogia principale. Quindi ho trovato il tutto molto affrettato, superficiale, non dico fuori luogo perché ci sta, sono ragazzi, ci sta anche che con tutti i problemi che hanno, la guerra eccetera, ci sta a voler cercare tra virgolette una scappatoia, qualcuno a cui affezionarsi eccetera, però appunto non viene veramente approfondito, e secondo me il finale del libro racchiude perfettamente il mio pensiero su questa faccenda qua. A proposito di accattivarsi il lettore, una cosa che mi ha dato un tantino fastidio è che in questo libro ci sono tantissimi riferimenti alla trilogia principale, dai nomi dei personaggi, i personaggi stessi, l'erba che dà il nome a Katniss, la ghiandaia imitatrice, eccetera, eccetera. C'era veramente bisogno di inserire tutto questo? Aveva veramente senso tutto questo inserito in questo libro? Secondo me no, molte cose si potevano risparmiare, però è un mio gusto, un mio pensiero. Un'altra cosa che non mi ha convinta, diciamo, al 100% è appunto il voler affrontare diverse tematiche, soprattutto la guerra, ma anche tematiche etiche, cosa sia giusto fare a degli esseri umani, gli esperimenti che vengono condotti, l'utilizzare veramente dei ragazzi, dei ragazzini per i giochi e gli studenti per fare loro da mentori. C'è veramente una voglia di approfondire e rendere il tutto molto più maturo, molto più adulto, ma in realtà gli adulti in questa storia non ci sono praticamente per niente. Quelli che ci sono sono appunto una rappresentazione veramente bidimensionale, cioè che so, c'è una dottoressa, lei è la sadica, appunto, non può avere alcun altro ruolo. C'è la madre di uno dei ragazzi, che è invece la madre compassionevole, che si prende cura del figlio, punto, basta. In ogni momento della storia sono esclusivamente quella caratteristica lì. E questo fa sì che non si approfondisca mai veramente appieno tutto quello che ci viene detto, anche solo accennato. Quindi c'è una volontà di approfondire e rendere la storia, secondo me, più matura, più adulta, senza riuscirci veramente, perché oltre a non avere un rapporto vero e proprio con gli adulti della storia, le persone che, diciamo, hanno creato appunto i giochi, non c'è veramente uno scambio, sono i ragazzi da soli. E nonostante molti siano stati messi in delle condizioni per cui sono stati costretti a crescere più velocemente, a maturare più in fretta, rimangono comunque dei ragazzi. Ci sono dei momenti comunque in cui si vede che sono immaturi, l'inesperienza li porta a prendere delle decisioni, a fare delle cose, a pensare in un certo modo, ed è normale. Per tirare le somme, è un libro che mi ha lasciato perplessa. Le prime due parti non mi sono dispiaciute, devo essere sincera, l'ultima mi ha fatto arrabbiare. Sono uscita nera. E questo perché all'inizio la storia appunto vedeva il punto di vista di Capitol City, qualcosa di nuovo, anche questo aspetto un po' più maturo nell'affrontare certe tematiche non mi è dispiaciuto, anche se appunto alcune vengono lasciate in maniera un po' sospesa, un po' superficiale. Il personaggio di Snow non mi è dispiaciuto, proprio perché non si è finto che fosse da subito una persona buona, gentile, ma da subito vediamo che comunque ha una certa indole, da subito è manipolatore, cerca di farsi strada in questo mondo crudele, diciamo. Ci sono delle cose che secondo me sono troppo scontate, veramente, cioè da alzare gli occhi al cielo, però tutto sommato le prime due parti non mi stavano dispiacendo, l'ultima proprio mi ha fatto partire la vena. È un libro che quindi consiglierei agli amanti degli Hunger Games, perché secondo me è comunque interessante ritornare a Panem, rivedere appunto alcuni aspetti della storia, vedere la città sotto occhi diversi, però non è un libro che consiglierei di leggere prima ad esempio della trilogia principale, perché non ha senso, è un libro nato per i fan di Hunger Games, non è un libro nato per aggiungere qualcosa alla storia. E se gli Hunger Games non vi hanno fatto impazzire, cioè questo libro è totalmente
totalmente superfluo. Finisce qua la parte spoiler free, quindi se non avete ancora letto il libro e volete appunto farvi un'idea vostra, vi consiglio di stoppare qua il video. Mentre se lo avete già letto, comunque non vi interessa e volete sapere anche qualche mia opinione con spoiler, buona continuazione. Come dicevo all'inizio del video, ci sono tantissime cose che accadono semplicemente per fare arrivare Snow da un punto all'altro. La prima cosa è la vittoria della ragazza del distretto 12. È una cosa che mi ha fatto imbestialire perché fin dall'inizio me lo aspettavo. È una cosa che non si è sentita mai da nessuna parte, che non poteva accadere e invece l'autrice lo fa accadere. Perché? Per rendere semplicemente un po' più interessante la vita di Snow. Noi poi ci aspettiamo che una volta che vince ha questa benedetta borsa di studio e quindi è per questo che è arrivato dove è arrivato, invece no, succede qualche cos'altro che sconvolge il tutto. L'ho trovato veramente molto molto forzato e soprattutto pensando a come viene dipinta la ragazza del 12, quindi questa ragazza fragile che sa soltanto cantare, non farebbe mai del male a nessuno e poi invece nell'arena fa delle cose veramente orribili. Io capisco che tutti magari portati allo stremo per la sopravvivenza faremmo delle cose indicibili, però come viene giustificato questo? E anche quando finiscono i giochi, lei come giustifica questo? Cioè, come fa a tornare alla vita di tutti i giorni così come se niente fosse? Cioè, noi abbiamo visto Katniss, abbiamo visto Haymitch, Peeta, distrutti, con dei traumi, terrorizzati con gli incubi la notte. Lei invece sembra tranquilla, ok che il punto di vista è di Snow, quindi noi non sappiamo veramente che cosa possa pensare Lucy Gray, però come ci viene presentata tutto questo non c'è, ed è assurdo. Cioè, per me già solo il fatto di rimanere delle notti rinchiusa in una gabbia dello zoo con i ratti e chissà che cosa, cioè anche solo quello mi avrebbe traumatizzata, mi avrebbe tolto il sonno. Lei invece sembra tornare alla vita di sempre così, e mi ha sconvolta come cosa, perché risulta veramente un personaggio superficiale e piatto inserito soltanto per rendere un po' più interessante la vita del nostro protagonista. Protagonista che, come vi dicevo, a me non è dispiaciuto, proprio perché fin da subito è impossibile dire oh poverino, ma lui è diventato cattivo, ha fatto tutto quello che ha fatto perché è stato costretto, la guerra l'ha cambiato, la famiglia, questo e quest'altro. No, non è così, ha sempre avuto questa indole. È vero che ha dovuto farsi strada in un mondo, diciamo, non proprio felicissimo, però comunque una scelta l'ha avuta. In tutto quello che ha fatto ha sempre avuto una scelta. E quindi questo secondo me lo rende un personaggio interessante, o almeno questo suo essere controverso rende la storia molto più interessante. Non ho proprio digerito il fatto che si citassero continuamente dei personaggi, dei nomi, tipo Crane, tipo Tigris, e l'erba che dà il nome a Katniss, eccetera, eccetera, soltanto appunto per farci capire che sì, stiamo parlando della stessa storia che avete conosciuto con la precedente trilogia. Cioè, secondo me non era necessario, anche perché in alcuni punti mi sembra un po' forzato. C'è anche Lucy Gray che tira fuori questo modo di dire delle grandaie imitatrici, boh. Poi, la sua storia d'amore con Snow. Allora, io fin da subito ero molto molto scettica riguardo questa storiella, perché come vi dicevo, quando è che hanno avuto modo di conoscersi? Ok, era semplicemente una cotta, sono ragazzi, vogliono sfuggire magari anche mentalmente dai giochi, dalla pressione, eccetera, ci sta. Però quando tutto finisce, non è che continuano a conoscersi, non è che continuano a parlarsi o ad approfondire, cioè rimangono fermi e non è che sono piccoli piccoli, cioè Snow ha comunque 18 anni. Visto anche quello che hanno passato, cioè il meglio che riuscite a fare è essere gelosi o cantare, far riferimenti nelle canzoni, boh, non lo so, questa cosa l'ho trovata molto molto infantile e superficiale. E come dicevo, la fine del libro racchiude perfettamente il mio pensiero a riguardo. È stata una cosa veramente superficiale. Se da una parte sembrava essere una cosa importante, cioè Snow stava per abbandonare veramente tutto per fuggire con lei e poi lei scompare, che anche qui
adesso ci ritorniamo. E alla fine lui che cosa dice? Che non vuole più innamorarsi, non vuole più legarsi a nessuno perché non vuole essere manipolato, non vuole essere dipendente da qualcuno. E questa sua reazione così fredda mi fa capire che appunto è stata proprio una sbandata per questa ragazza, non era qualcosa di veramente veramente profondo. Però in certi punti l'autrice ci fa credere questo, che vivano l'uno per l'altra. E anche questo, cioè, Snow deve continuare per la sua strada. Quindi che cosa succede? Nonostante venga punito e mandato nei pacificatori, a un certo punto, ehi no, è tutto un grandissimo equivoco e scherzo, ci sei cascato, era soltanto una prova per metterti appunto alla prova, ma sì, vieni con noi, ti facciamo studiare gratis. O meglio, qualcun altro pagherà per te. E per fare tutto questo c'era il problema della ragazza, quindi che cosa ne facciamo della ragazza? La facciamo sparire, ma certo, così nel nulla. Ma sarà roba, è una cosa che mi ha fatto imbestialire, ma se tu non puoi far scomparire la gente così. E soprattutto dal momento che noi non sapevamo nulla di questa vincitrice degli Hunger Games, noi non sapevamo nulla del fatto che Snow fosse stato un mentore, che cosa succede? Gli Hunger Games vengono cancellati, non sono mai esistiti. Troppo conveniente fare così, troppo conveniente. E ci sono tantissime cose così, ma questa mi ha fatto veramente imbestialire. Cioè tu non puoi creare tutta questa cosa, tutto questo casino e poi dire ma sì, cancelliamoli. Ma che modo di fare è? No, io sono rimasta veramente arrabbiata. Arrabbiata per come hanno fatto scomparire la ragazza, per come i genitori di Sejanus... Ma sì, nostro figlio è morto, prendiamoci sotto l'ala protettiva quello che l'ha mandato al patibolo, diamogli tutti i soldi che abbiamo, facciamolo studiare, rimpiazziamo nostro figlio con Snow, ma sì. Veramente, personalità e spessore zero degli adulti, cioè proprio... boh. E tutto è molto conveniente per Snow, perché tutto è sempre nella sua direzione, ci sembra sfortunello per un momento, ma non è mai, mai così. Tutto quello che accade, accade soltanto per portarlo da un punto A a un punto B. Non ci sono veramente imprevisti, è già stato tutto calcolato, perché noi sappiamo poi chi è diventato, che cosa ha fatto, quindi tutto quello che ci viene presentato è soltanto per mettere un po' di pepe alla storia, ma alla fine gli deve andare bene tutto, per forza. Non lo so, sono rimasta decisamente delusa dall'ultima parte del libro, il romanzo appunto diviso in tre parti, quindi l'ultima parte per me è proprio no, non ci siamo, ci sono tante cose che mi hanno fatto arrabbiare. Nel complesso però, appunto come vi dicevo, le prime parti le ho trovate interessanti per le tematiche, per il punto di vista diverso, per la complessità e l'essere controverso di Snow. Ma secondo me si poteva sfruttare questa occasione per rendere il romanzo più adulto, più profondo, inserendo dei personaggi più di spessore soprattutto fra gli adulti. Si poteva dare, tra virgolette, qualche spiegazione un po' più approfondita del perché dei giochi, visto che gran parte del romanzo si sofferma sull'interrogarsi su certe cose, si poteva sicuramente approfondire molto di più. Anche banalmente il voler rendere un po' più frizzanti gli Hunger Games, c'è una dottoressa che si diverte a creare ibridi, anche quell'aspetto del laboratorio, degli esperimenti poteva essere più approfondito, anche perché a un certo punto una ragazza viene morsa da dei serpenti, sparisce in ospedale, ha delle strane comparse sulla pelle, quindi anche lì si poteva comunque approfondire, dire qualche cosa di più senza stare sempre a seguire Snow che si domanda ma è giusto, non è giusto, ma che cosa farei, e Lucy Gray, e dov'è, andiamo al 12. Quindi libro non estremamente necessario, interessante per i fan. A me è piaciuto fino a un certo punto, poi ciao! Fatemi sapere ovviamente la vostra qua sotto nei commenti, se lo avete letto, se vi incuriosisce o meno. E nulla, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!